Yo, Aimo! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti ragazzi, benvenuti nella primissima giornata di Romix dopo due anni ragazzi. Siamo tornati a Romix. Oggi intervisteremo alcuni cosplayer, andiamo a dargli un po' di fastidio, a fargli un po' di domande. Però prima di iniziare ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare, insomma, sapete, tutte le cose che non fate mai. Vabbè, andiamo a vedere i primi cosplayer che stanno qua, cioè, con la musica, non so se forse si sente. Andiamo a vedere chi ci sta qua. Se mi perdo, riportatemi a Luffy. Chi è che se mi perdo riportatemi a Luffy? Chi è? Dove sta? Io sono Luffy. Tu sei Luffy. Fammi vedere. Chi sei tu? Io sono Luffy. E tu invece sei? Nami. Vi è mancato il Romix, raga? È la prima volta che vengo al Romix. La prima volta? E tu invece? Ci vivo al Romix. Quindi. Con chi siamo? Naruto. Inata, no. Come vi chiamate? Camilla. Manuela. Oh, brave. Insomma, cosa ne pensate di sta giornata a Romix, raga? Finalmente. Beh, dopo due anni che uno aspettava questa occasione, finalmente è arrivata. Oh, finalmente, dopo due anni si sono decisi a fare sto Romix, dai. Che sta... Oh, beh, proprio col cesso in bocca, proprio. Come ti chiami? Claudia, che personaggio è tuo? Kurisu di Stansgate. Come, scusa? Kurisu di Stansgate. E ci stai su Instagram, TikTok, queste robe qua? Come? Ricorda manco Lenzo, ricorda. No, è lungo, JC Wants DCC. Aspetta un attimo, che cosa... Allora, ripetilo. JC, scritto J-A-S-E-Y, Wants This Easy. Ok, vabbè, benissimo ragazzi, vabbè. Oh, allora, con chi siamo? Rise Kamishiro. Oh, e con? Shu Tsukiyama. Oh, bravi. Come ti chiami? Sara. Davide. Bravi. È la prima volta che venite qua a Romix? Io no. Tu no? Sono già stata altri anni. Ok, tu? Io sì. Ah, proprio l'edizione migliore sei venuta, sì. Perfetto. Sì, mi voglio bene. Bravi. Tu invece vi è qua, dove te pensi di andare con la musica? Come ti chiami tu? Boris? Sì. Sarei Zoro, però sei vabbè. Zoro. Oh, tu invece sei? Io sono Sanji. Sanji. Ecco. Vabbè ragazzi, e quindi siete contenti di essere a Romix innanzitutto? Finalmente si rifà un po' di fiere. Vabbè raga, come vi trovano su? C'è state su Instagram, qualche social, c'è state? Sì. Come? Pekstar 27. Come? Scusa? PEK Star 27. Ok, tu? Tsukimari. Com'è? Tsukimari. Vabbè, senti, come vi trovano i nostri amici su Instagram? C'è state su questi social? Sì. Come? My Little Cosplay su Instagram. Come, scusa? Aspetta un attimo, ripeti. My Little Cosplay. Vabbè. E tu invece come ti trovano i nostri amici su Instagram? Vixad Dranim. Vabbè, abbiamo capito, raga. Vedete scritto qua sotto, vedete scritto. Dai ragazzi, ci vediamo al prossimo intervistato. Siamo con Sabrina Ninfadora. Oh, il tuo personaggio è? Fammi indovinare, scrivetelo nei commenti. Che personaggio è? Ha sgambato. Sto tizio qua, ma chi c'ha sto tizio qua? Sì, fa vedere. Ambedio. Ah, oh, taglia, sì, ma che è? Come ti chiami? Zed. League of Legends. Come? Di League of Legends. E tu come ti chiami invece? Io mi chiamo Davide. Come te ti chiami su Instagram invece? Ci stai innanzitutto? Instagram Daddu Cosplay. Daddu Cosplay, da dove vedete scritto qua da qualche parte, raga. E prima volta che vieni a Romix? No, ci vengo tutti gli anni. Oh, ti piace questa nuova edizione? Sì, questa edizione a me mi piace tantissimo, guarda. A te? Ah, mi piace, ma siamo un po' pochi per ora. Siamo pochi. Ma buoni. Buoni in parolone, eh. Asriel. Dreamur di Undertale. Oh, capito, raga. Mi raccomando, tanto l'ho scritto qua in descrizione da qualche parte.
E insomma, tu come ti chiami invece? Marco. Marco, oh, su Instagram ci stai, sì? Instagram, sì, a voglia. Come? Individualist Cosplay. Individualist, tanto lo vedete sempre qua scritto. E è la prima volta che viene a Romix? No, no, sarà la quarta volta, credo. Ma, vabbè, ma tu non sei di qua però, sei di? Firenze. Come la scarpa. Chi sei? Dillo, dillo. Cenerentola. Bravo, Cenerentola, bravissima. E prima volta che vieni qua a Romix? No. Che anno è? Decimo. La piatta residenza qua è piatta. Sono di Fiumicino, quindi sì. È qua dietro, ho capito. E come te trovi i nostri amici su Instagram e TikTok? Ci stai? Sono ovunque come Sabrina Ninfadora. Sabrina Ninfadora, mi raccomando ragazzi, lo trovate scritto qua sotto una qualche parte, ometto. Vabbè ragazzi, ciao carissima, ci vediamo alla prossima intervista e mi raccomando, seguite Kiwir, mi raccomando, ricordati, sì, ricordatevi! Quanto tempo ci hai messo per fare tutto sto ben di Dio, raga? Solo all'incirca un mese. Un mese? Ah, io con un mese ci faccio... Forse sto taglietto qua ci faccio con... C'è sta... Ma tutto tu l'hai fatto... Oh, raga, devi dire la verità. L'hai commissionato, zi, non è roba. Questa non è farina del tuo sacco. Ho fatto tutto tranne la stoffa che l'ha fatta sua madre, che lei è la mia ragazza. Ah, c'ha il coso di tessitura, è andata proprio a raccogliere dai piante a stoffa. Dai, mi raccomando, raga, seguite. Dadu Cosplay. Dadu Cosplay anche. E ovviamente iscrivetevi al canale Kiwir. Ciao ragazzi, al prossimo! Però un po' di manicure, un po' di pedicure te devi farsi, sti artiglioni. 3x2 devo farli, sai, mi costano dopo un po', Te costano, con sti arti... Non c'è la pedicure, sono tutti... Andiamo a vedere, ma chi è che c'è sta di che non c'è sta la pedicure? Fammi un po' vedere. Oh, chi... Ciao. Allora, come ti chiami? La pedicure, dimmi un po'. Io sono Sans, sempre di Undertale, sono con quello lì. Sei con quello lì, sei la fidanzata di quello no, lì? No, non so la fidanzata. Friendzone. E come te chiami? Federica. Federica, su Instagram invece te chiami come? Su Instagram ci stai? Ah sì, sono Momicis Cosplay. Momicis, lo vedete sempre scritto da qualche parte qua. E quindi è te la prima volta che vieni a Romix? No, è la seconda. Chi sono sti tipi qua? Oh, fammi vedere un po'. Allora, tu siamo con? Todoroki. Bakugo. Bakugo, che vi chiamate? Come te trovano i nostri amici su Instagram? C'è state? Sì, Damren, Hisako. Oh, bellissimi, stio, facilissimi da trovare. Tanto lo vedono scritto qua sotto in descrizione. Vedete, è scritto. È la prima volta che venite qui a Romix, raga? No. Che anno è? Che... Oddio, sono 6 anni, penso. 6 anni che venite qua. Ambe, come trovate questa edizione nuova del Romix? diciamo, un po'. Vabbè. Un po' deludente. Ma giusto, come? Poco poco, mi raccomando raga, seguite a tutti questi tipi qua, dai! Come vi chiamate raga, fatemi sapere. Non Gohan sicuramente, non sono lui, no. Non sei tu. No, però lo conosco, un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo. Però non mi chiamo come lui. E tu come ti chiami? Roberto. E tu? Virginia. È la prima volta che venite qua a Romix? Io sì, lei io no. Io no, già la terza volta che vengo a Romix. Ecco, sì. La puoi fare. Sì, esatto. Ah, ok, no. E la prima volta che venite a Romix? Sì. No, tu sì? Sì. Tu sì, ti piace? Sì, assolutamente sì. Non me l'aspettavo così. E essendo lontano... Infatti è meglio di solito. Altre volte era sempre... No, me l'han detto che hanno chiuso un po' di roba. Però, ci sta, non è male. Ci capita, dai. A prossimo anno andrà a me. Ci stai a Lucca? Tasto dolente, non ho abbastanza soldi. Ah! Ragazzi, siamo poveri, siamo... Sì. Siamo tutti poveri come la me. Lei invece che... A Lucca sì, probabilmente sì 2 giorni, ma perché dato che studio a Firenze, da lì ci arrivo bene. Ah, ecco, perché stai proprio là dietro. Non si sente che studi a Firenze, non si sente. Tu invece, su Instagram, come te trovano? Trisci Vir. Sì. Tu invece di Stagnam? Lil_Camina. Ok, vabbè ragazzi, mi raccomando, seguite sti tipi e seguite anche Kiwir. Ciao!
Parapam pam parapam pam parapam pam parapam. Ma chi c'è sta? Chi c'è sta? Chi c'è sta qua? C'è sta Jack Sparrow! C'è sta Jack Sparrow! Voglio dar fastidio a chi sta rilassato, voglio dar fastidio. Vi è qua, vi è. Oh, allora, quando la gente sta rilassata, poi per un momento che tac entro io. Oh, no, tu scappi, tanto ci riprende a tutte e quattro, ci riprende. Vieni qua, riprendeci a tutte. Vieni, come te chiami? Come te chiami tu? Come te chiami? I'm Norwegian. Sono giapponese. Norwegian. Ah, what's your name? Alex. Alex. Mm. Your PG. What is your PG? Oh, it's Bakugo from My Hero. My Hero Academia. Oh. It's a first time here? No, first time. First time in Rome. First time in Rome? First time in Italy. Where are you from? Sorry. Norway. Norway. Whoa! Norway. Whoa. Ma freddissimo, va! Più di Roccaraso, di più! Do you like here? Yes. No, vedi, raga, siamo pure internazionali, raga, non parlo una lingua d'inglese, ma ci sto a provare. E quindi, raga, senti, su Instagram, huh? What's your name oh, su Instagram? So funny because my Instagram was hacked. By arriving to Italy, my Instagram was hacked. Why? Because Nigerian people like me, apparently. So they want my account. And your account, what's your name? My account is Sulifax, but right now it's the person behind Suli because my account is hacked. Vabbè, vabbè. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Dai. Quindi stiamo con Jack Sparrow. No, non sono Jack Sparrow, sono Miss Fortune. Miss, ah, non è da Jack Sparrow. Legend. Ah, Jack Sparrow va bene uguale, Stiamo là, se capimo, se capimo. E come te chiami? Tu invece? Io mi chiamo 49. Preferisco dire la mia età che il mio nome, non mi piace il mio nome. L'età non te l'ho chiesta. Qualcuno, raga, ha scritto l'età, raga, nessuno ti ha chiesto l'età. Voi, come te chiami? Ma sul serio? Devo dirlo? Va bene, mi chiamo Maruska. Maruska? Beh, quello è il problema. Maruska, io mi chiamo Kiwi invece, vedi tu un po'. E insomma, su Instagram c'è sta un po'? Sì. Come? mamu.d.classe.72, è una poesia. Qualche altra lettera, qualche altra parola, vuole un po' troppo corto sto nome. Vabbè, mi raccomando, seguitela sta tipa. Come, fammi vedere sta pistola, fammi vedere sta pistola, dai! Vieni qua, vieni qua. No, non te faccio la lezione di storia, l'interrogazione di storia non te la faccio. No, tu devi venire qua, dove vai? Come te chiami innanzitutto? Il nome è vero? Come te fai? Di tutto devi dire. Serena. Serena. Tu invece? Cecilia. Cecilia. Il tuo personaggio è? Arwen del Signore degli Anelli. Oh, e? Beatrix di Kill Bill. Oh, non si era capito, Non si era capito, raga. Senti, la prima volta che venite qui a Romix, fatevi sapere. Io sì. Come te piace sta edizione? Sì, figo. Figa, venne le prime, era meglio. E a te invece, la prima volta? No, vengo da diversi anni ormai, cioè sono una veterana. Io questa è l'edizione migliore. Allora, va detto che il fatto che non ci sia troppa gente da certi punti di vista è una cosa buona, però un po' fa tristezza. Senti, ma su Instagram c'è state, raga? Sì, mi chiamo Cinnamon Cos e al cos ci sta lo zero. Oh, vabbè, amo capito, tanto vedete scritto qua da qualche parte. Poi se mi comprate sta mandando, se vede scritto. A te invece come te trovano? Io mi chiamo Vic the Postman. Vic the Postman, mi raccomando ragazzi. Invece? Io sono Colorful Cypher. Colorful Cypher, com'è? Colorful, colorato, Cypher come Bill Cypher. Vabbè, tanto vedete scritto qua sotto, vedete scritto. Mi raccomando ragazze, io ne la faccio più ad alzo. Aspetta. Una vecchia. Vabbè ragazzi, mi raccomando e seguite la ste tipe. Oh, tu come te chiami? Alex, anche io. Alex, pure tu, amo da te. Sono di Alex. Oh, e pure tu vieni dalla Norway? No, io vengo da Milano in realtà. Tu vieni un po' più giù da Milano. Oh, e ti piace sto Romix? La prima volta che vieni qua? È la prima volta che vengo a Romix. Oh, hai scelto proprio l'edizione migliore, devo dire, eh. Oh, senti, e come mai sei venuta qua? Sono venuta qua perché sono in compagnia di amici, abbiamo fatto un gruppo di My Hero Academia e domani porteremo altre cose. Ah, tornate domani!
E che portate? Dimmi un po' di me. Con lei facciamo Mi Casa e Levi di Attack on Titan. Vabbè. E senti, su Instagram c'è, stai? Sì. Come? Allora, mi chiamo AAXWSS. Vabbè, raga, ho trovato scritto da qua. È un codice fiscale. È un codice, ho trovato scritto qua da ste parti. Vabbè, dai, esci, ci vediamo domani. Dai, yeah! E siccome venerdì ho fatto troppe interviste, ho dovuto tagliare questo video a metà. Quindi la prima parte termina qua e venerdì uscirà la seconda parte, per poi continuare con le interviste di domenica. E ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, far tutte le cose che dovete fare sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!